Nasce il progetto GATE, Granting Accessible Tourism for Everyone, con l'obiettivo di rendere il turismo sempre più inclusivo, consentendo ad un numero crescente di persone di immergersi nella natura, al di là degli ostacoli ambientali, fisici e linguistici. GATE si sviluppa nel territorio alpino e prealpino, un'area dall'immenso valore naturale, paesaggistico e geologico, che in parte è anche riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO. E ora, scopriamo alcuni dei siti di progetto. Benvenuti a Parco Rossi, in provincia di Vicenza, un giardino romantico di alto valore paesaggistico. Grazie al progetto multimediale e multimodale, realizzato dal comune di Sant'Orso, la natura e la storia del parco si svelano ai visitatori con un'autoguida gratuita. E nel quadro del progetto GATE, attraverso un reality game interattivo secondo i principi del Design for All. Benvenuti al Geopark Blätterbach, nel comune di Aldino, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Visitare la gola del Blätterbach significa immergersi in più di 40 milioni di anni di storia della Terra. E grazie alla realtà virtuale, tutti possono viverla in maniera inclusiva. Benvenuti sul Patcher Kofel, a 35 minuti dalla città di Innsbruck. Qui la nuova funivia permette di raggiungere in soli 10 minuti la stazione a monte, a 1965 metri di quota. La funivia è completamente accessibile e senza barriere. Benvenuti nel territorio dell'Alpago, in provincia di Belluno. Qui, grazie a sentieri battuti e con un dislivello di soli 200 metri, anche chi ha disabilità motorie può vivere la montagna a 1000 metri di quota. Inoltre, grazie all'innovativa app Sentieri Parlanti, la visita è arricchita e animata da messaggi, video e racconti. GATE è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg Italia-Austria 2014-2020. Sono partner del progetto la Fondazione Dolomiti UNESCO, la Cooperativa Sociale Independent Living, il Comune di Sant'Orso, il CAI Alpago, l'Università di Innsbruck e Salzburg Research.